Parlare del mondo della dipendenza significa anche addentrarci nei complessi misteri di ciò che accade al nostro cervello nel momento in cui facciamo uso di sostanze. Beh, vi sono delle evidenze sempre più nette e sempre più marcate relative alla profonda influenza che le sostanze, esercitano su diverse delle nostre aree cerebrali e vi è l'evidenza al neuroimaging, recenti studi in questo senso lo dimostrano, di un'altra alterata connettività in determinate aree cerebrali proprio in soggetti che hanno fatto uso persistente nel tempo di diversi tipi di sostanze. E la cellula neuronale, non solo, ma anche le stesse cellule della microglia si modificano sensibilmente dopo utilizzo, dopo esposizione a determinati tipi di sostanze psicoattive. E questo ormai è noto già da un paio di decenni, da alcuni lavori pubblicati su Nature Review Neuroscience, ad esempio, dove si è dimostrato che l'arborizzazione dendritica delle cellule neuronali, che sono state esposte, a un trigger, a una sostanza, appunto determinato dall'abuso di una certa sostanza, si modificano in maniera plastica e sono sensibilmente influenzate, soprattutto in termini di apprendimento e di inibizione di quei processi di neuroplasticità che sono proprio alla base dell'apprendimento, appunto in questi tipi di soggetti. Quindi le alterazioni, in termini soprattutto di neuroplasticità sono sempre più evidenti a questo livello e sono in grado di influenzare la traiettoria dei disturbi psicopatologici nella vita, negli anni successivi della vita di questi soggetti inizialmente esposti a sostanze.